quarto e ultimo periodo di gioco. Ciao Gianluca, siamo ancora qua a Pala Principi. Sì, non ci siamo mossi da stamattina, non ci siamo mossi da ieri. Da ieri ci dice la regia. 56-34 il punteggio, partita saldamente in mano ai Porto Potentini e alla Santo Stefano Ubi Banca contro i francesi Le Puy. Chi vince questa gara andrà alle finali di Spagna del 27-29 aprile. Mentre c'è una reazione piuttosto veemente di Sofian Meyawi a un fallo subito, e ci sono alcuni giocatori che aiutano Mirella Feltrin, compreso era intervenuto anche il nostro meccanico Maurizio Morresi per aiutare Mirella a rialzarsi. Dicevamo, chi vince questo match va alle finali di Spagna, alle quali si qualificheranno le tre squadre vincitrici e tre gironi, uno questo di Porto Potenza, l'altro in Grecia e un altro ancora in Bielorussia. Si qualificherà la squadra organizzatrice spagnola e si qualificheranno le due migliori seconde dell'Eurolega 2 e le due migliori terze dell'Eurolega 1, quindi saranno 8 le squadre che si ritroveranno in Spagna a fine aprile. Vorrei spendere 2 minuti per far sapere ai telespettatori che ti stanno seguendo che le partite, quelle che trasmettiamo ora in streaming, verranno ritrasmette, riproposte sul sito www.twinsebastiani.it o twinsebastiani.com in HD, e poi lì troverete anche le foto e tutto l'evento, tutto il campionato europeo a 360 gradi. Sbaglia il passaggio per Bezzetti, attenzione al contropiede, Scialla cerca di andare più veloce di Giaretti, ma Giaretti riesce comunque a star lì a fianco, poi il passaggio non viene preso dal giocatore della Francia. Bezzetti per Giaretti, da solo deve solamente lasciare andare la palla dalle mani. 2 punti per Giaretti, 58 Santo Stefano, 34 Le Puy, che ora manovra in attacco. Canestro del numero 9 Arnaud Meyawi, palla a Bezzetti, sbaglia il tiro, poi ancora Bezzetti, si recupera, rimbalzo e sul secondo tentativo va a realizzare. 60-36 il vantaggio per la Santo Stefano è sempre più ampio. 8 minuti invece per i francesi, per la squadra francese, per recuperare la gara. Ancora Nova, il tiro, questa volta sbaglia, rimbalzo di Feltrin e poi palla subito a Meyawi. Viene fermato Meyawi, cerca di andare al tiro, canestro! Altri 2 punti del numero 45 della Santo Stefano, che in questo campionato europeo ci ha fatto vedere, ci ha delizzato con le sue giocate. Scialla, anche lui va al tiro, non riesce però a rispondere al canestro di Meyawi. Meyawi poi al rimbalzo si porta subito oltre la metà campo in attacco. Ancora Meyawi, ma c'è il fallo, fallo lontano dalla palla. Fallo al numero 9 delle Puy. Primo fallo, rimessa per la Santo Stefano laterale, Meyawi si incarica lui, Bezzetti, Meyawi, finta il tiro, poi palla sotto per Bezzetti, ancora Bezzetti sul rimbalzo, altro sbaglio, poi ancora terzo tentativo, quarto tentativo e quarto rimbalzo consecutivo, e alla fine le falle canestro.
impressionante, ha preso 4 rimbalzi consecutivi e poi non si è accontentato del fallo, ma si è andato a prendere anche 2 punti. Tiro libero aggiuntivo per Bezzetti alla lunetta, tiro non valido, invasione della carrozzina sulla linea, rimessa per Le Puy. Sciallari mette la palla, palla right in cabina di regia per Le Puy. Sbaglia il tiro Arnaud, palla a Giaretti, poi Tang, velocità, canestro, nessuno lo ferma e lui ne approfitta. 66-36, la partita si sta facendo in salita per Le Puy. Fallo sul numero 9 della squadra francese, fallo fischiato al numero 45 Meyaoui, che anche lui è di nazionalità francese. Due tiri liberi per Arnaud. Santo Stefano, Giaretti sotto per Meyaoui, ma Mevini riesce ad intercettare la palla. Ancora però possesso per la squadra di coach Cericcioli. 66-37, 6 minuti e 15 secondi al termine della partita per questo campionato europeo. Palla Meyaoui, riesce a tirare come voleva, poi c'è il fallo di Bezzetti. Arrivano cambi per la formazione di casa, escono Bezzetti e Giaretti, entrano Ghione e Ragnales. Ragnales Pinheiro, scusate la pronuncia. Wright sotto canestro, non riesce a pescare a nessuno. Meyaoui, Ghione, Tang, poi ancora Meyaoui. Grande passaggio di Meyaoui che fa andare un po' del suo difensore, poi palla a Ghione che sbaglia il tiro, rimbalzo in difesa per la squadra francese, contropiede 3 contro 1, rimane solo Tang sotto canestro. Wright si va ad impattare sulla carrozzina del numero 8 della Santo Stefano e si procura 2 tiri liberi, anzi no scusate, fallo in attacco fiscato da Wright, fallo in attacco, quindi il possesso va alla squadra di casa. Ragnales, Meyaoui cerca qualche compagno, vede Tang al tiro, Tang la palla rosa sul ferro, poi esce, intanto ne approfitta Scialla con il suo solito movimento in contropiede, va a tirare, sbaglia il tiro, poi prende il rimbalzo Negrini, appressato da tutta la difesa della Santo Stefano che si è chiusa intorno a lui. Minuto di sospensione, 66 Santo Stefano, 37 Le Puy, 5 minuti rimanenti per quest'ultimo quarto.
La partita è sempre più a favore del Santo Stefano, ma come sappiamo questo sport può regalarci veramente tante emozioni. Come sempre una Gianluca ci ha raggiunto anche in postazione Tarcisio Pacetti, consigliere del Comitato Italiano Paralimpico sezione Marche. Tarcisio, scusami, faccio un passaggio dei microfoni. Addirittura lo sgabello all'Alba Parietti abbiamo qua, ragazzi, staff e Twins e Sebastiani a tutto. Tarci, che partita stai? Intanto grazie per averci raggiunto, bella partita, siamo in vantaggio, molto probabilmente staccheremo il biglietto per le finali di Spagna, vienici a trovare più spesso visto questi non esiti. Facciamo mai pronostici, facciamo come Trapattoni, mi raccomando, aspettiamo un attimo, non dire mai gatto finché non ce l'hai nel sacco. Comunque, oh regista, mi raccomando, devi mettermi un sacco di capelli, non fa che mi fai vedere pelato in televisione, capito? Non streaming, ok, bravo. No, è una bella sensazione, soprattutto perché dinamicamente è a alto livello, è da gusto, fa impressione uno che non è esperto di questo sport, logicamente vedere i capitomboli, come si dice in gergo, degli atleti in carrozzina. Però è uno spettacolo veramente, e dobbiamo sempre più logicamente pubblicizzare questo sport, perché veramente io penso che chi non è qui non si rende conto. Come è successo a me, un conto a vedere in televisione, un conto a basso livello, ad alto livello dal gusto, veramente gusto. Senti Tarci, ti vedremo anche al Pala Indoor nei prossimi giorni, perché lì ci sarà un altro appuntamentino, niente male per lo sport paralimpico marchigiano e nazionale. Oh, intanto ti faccio presente che ho accolto l'appello di Gianfranco Poggi per ciò che riguarda la costituzione di fan, di gruppi di sostenitori, e faremo delle esibizioni Falconara, Ancona e dintorni. Primo. Secondo, per ciò che riguarda proprio Ancona, ci sarà un evento molto molto importante del 17-18 di marzo, e in qualità di referente per la scuola del mondo paralimpico Marche e referente per la promozione sportiva, oltre che delegato provinciale di Ancona, è chiaro che ci tengo moltissimo a questo evento e cercheremo di fare in modo di dare il massimo risalto a questa manifestazione. Tant'è vero, già c'è una grande risposta, facciamo un'anteprima, magari l'organizzatore mi darà una ciga perché svegliamo qualcosa, però visto che il pubblico è tanto che è all'ascolto, ci sarà anche l'arcivescovo di Ancona Osimo, Monsignor Angelo Spina, Sua Eccellenza, veramente dice che vuole conoscere meglio il mondo paralimpico, vuole conoscere ancora di più, e avremo la sua benedizione, quindi speriamo che sia un grande evento di spettacolo con risultati e con primati ancora, come siamo abituati a fare ad Ancona. Grazie. Bene, così ci ha dato anche questa bella notizia che nascerà una collaborazione tra Santo Stefano fra il CIP Marche e Santo Stefano, logicamente il gruppo Amici per lo Sport. Il gruppo Amici per lo Sport, che sappiamo essere un gruppo davvero molto nutrito di appassionati di sport e soprattutto molto 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 attivo nella promozione dello sport in generale, lo sport paralimpico in modo particolare, lo sport per tutti. Grazie Tarci, grazie, a presto. Hai mantenuto la promessa te, no? Come fai a pensare di capire? Ritorniamo in campo, 70-39 per la Santo Stefano, 2 minuti e 46 alla fine della partita. Le speranze per la squadra francese sono sempre meno. Adesso palla al numero 9, che tenta un tiro all'altezza della lunetta ma non riesce a realizzare. Parte subito il Santo Stefano, che non vuole fermarsi, vuole ampliare questo vantaggio sempre di più. Intanto c'è il fallo del numero 10 delle Pui. Per la Santo Stefano esce meglio Win, esce con un caloroso applauso da parte dei tifosi della Santo Stefano. Grande campionato europeo finora per meglio Win, grande prestazione anche in questa partita. Entra Boccacci al suo posto, intanto c'è Tang alla lunetta, va a segnare il tiro libero.
incrementa così il vantaggio per la sua squadra, 71 a 39, 2 minuti e 28 secondi alla fine della gara. Altro canestro, 2 su 2 per Dremiti Tang. E vorrei spendere due parole per la Twins Sebastiani, che ha avuto una grande soddisfazione per aver seguito con le sue telecamere il suo secondo campionato europeo. In precedenza ha seguito quello in Francia e quest'anno qui al Palapince di Porto Potenza. Una grande soddisfazione per noi dello staff e grazie a chi ci segue e chi ci supporta. 76-39 il punteggio. Quando manca meno di 2 minuti al termine. Ho accompagnato Tarcisio Pacetti all'uscita, Gianluca, ma stavi parlando dell'impegno vostro nelle coppe europee? Sì, avevo finito la parentesi. Comunque la Twins Sebastiani è orgogliosa di seguire questi campionati europei. Beh, il servizio che state facendo comunque per la... anche per noi della Santo Stefano Sport è davvero prezioso, oltre che puntuale e estremamente efficiente. Questa è la seconda vostra presenza in campo internazionale, una manifestazione internazionale. Avevamo già seguito la Santo Stefano nel campionato europeo in Francia e quest'anno ci hanno richiamato pure qui per seguire questo campionato italiano e noi ci ha fatto molto piacere. 44 secondi al termine, 78 a 39. Allora si può dire chiudiamo le valigie, Nico, e andiamo in Spagna. Assolutamente sì, facciamo le valigie per la Spagna fine aprile, però nel mezzo c'è tanto ancora, perché abbiamo le Final Four di Coppa Italia 24-25 marzo e poi dal 7 aprile si aprono i giochi con i playoff del campionato. La Santo Stefano se la giocherà con la Micacci Giulianova. L'altra semifinale dei playoff di campionato sarà tra Cantù e il Santa Lucia Roma. Ricordiamo che le partite dei playoff potrete seguirle sempre su questo sito, su questo canale www.twinsesebastiani.it, che sarà presente con le loro immagini e manderanno in onda in diretta streaming le partite della Santo Stefano per farvi vedere le emozioni delle gare in diretta. E arriva la sirena che decreta la fine della partita. Applauso a entrambe le formazioni che sono scese in campo, ci hanno regalato un grandissimo spettacolo tutte quante le formazioni che hanno partecipato a questo campionato europeo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito con le nostre dirette, grazie a te Nico per la tua disponibilità nel commento delle gare della Santo Stefano. Vuoi dire qualcosa? Grazie in chiusura? A voi ragazzi, grazie davvero, è stata una lunga maratona per tutti noi, per gli organizzatori, Gianfranco Poggi, segretario generale della Santo Stefano Bibanca, presidente Mario Ferraresi, tutto lo staff Gianfranco Poggi, e per voi della Twins Sebastiani che avete seguito integralmente dal primo all'ultimo secondo, dalla prima all'ultima partita. Quindi un grande ringraziamento a voi. Andiamo in Spagna, 80-41, termina la partita contro i francesi e Le Puy, il Palaprincipi di Porto Potenza, esplode di entusiasmo. Diamo appuntamento, Gianluca, alla prossima importantissima sfida del Santo Stefano, sabato 24 marzo, semifinali di Coppa Italia. E poi la manifestazione continuerà con la finalissima di domenica 25 alle ore 11 del mattino.
Seguiteci ancora su twinsebastiani.com e rimaniamo in diretta streaming comunque per interviste post partita. Per il momento vogliamo salutare tutti, Gianluca, e ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito. Sì, grazie a tutti quelli che hanno collaborato con noi e che hanno collaborato per la riuscita di questo campionato. Ora rimanete collegati per le interviste del post partita.